È piaciuto il video sul gran rifiuto dei volo. A me è dispiaciuto averli mortificati, devo dire. Beh, dispiaciuto. Era inevitabile. Ora, credo che si possa dire perfino di peggio. Ho questa sensazione. Non ho nessuna pietà per loro. Non perché non sia giusto che uno non canti per chi non gli piace. E questo è perfettamente legittimo. Qualcuno di loro ha protestato in generale dicendo che chi canta non è soltanto una voce, ma è una persona che ha un pensiero, un'anima, e ammesso che il loro pensiero, la loro anima siano così lontani da Trump, mi chiedo, ma siamo certi che Trump li abbia invitati veramente? Ho un dubbio. Che oltre alla stronzata enorme di aver detto non andiamo, questo non sia un pensiero che nasce da una lettera, un fax, una mail con la firma Donald Trump o anche la segreteria, l'organizzazione, gli uffici, ma una risposta suggerita o pensata dai volo a una eventuale domanda. Dice, se Trump ci chiedesse di cantare per lui, col cavolo gli diremmo di no, perché noi siamo contro i populisti xenofobi. È talmente bello dirlo, è talmente bello essere come De Niro, insultare nel modo più violento Trump e dire noi siamo diversi. Siamo una categoria umana antropologicamente diversa da Trump, perché a noi non importa il denaro, non importano i soldi, non importa la fama, non importa il canto, il volo, il canto, noi siamo idealisti, abbiamo le ali come gli angeli e noi, no, loro non interessa il denaro, no, non interessa né a loro, né al loro manager Torpedine, a loro non interessa il denaro. Bocelli onestamente ha detto io sono molto ricco, per lui il denaro è importante, no, non interessa, loro hanno le idee, il pensiero dei volo, il pensiero dei volo. Ora io sono assolutamente certo che loro non potranno esibire nessuna richiesta ufficiale della segreteria di Trump, non dico di lui, hanno detto di no a niente, hanno detto di no a nessuno, hanno inventato un nemico cattivo, brutto, xenofobo e gli hanno detto noi per te non cantiamo, noi non cantiamo, la nostra bella voce per te non ci sarà, no, 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 qui, qua, qua. Io sono certo e vi sfido. E non vi odio, non ho niente contro di voi, ma mi state sui coglioni, mi state sui coglioni, mi sta sui coglioni chi dice no a cazzo, non perché sia suo dovere cantare, ma perché se anche l'avesse chiesto di cantare, avrebbe dato una prova di considerarvi. Dovreste pensare in fondo a un atteggiamento di riconoscenza. Una persona che in fondo è il Presidente degli Stati Uniti vi chiede di cantare a voi tre pischelli di periferia inventati da Tony Renis. Avete la richiesta del Presidente degli Stati Uniti? Dite no, no, noi non cantiamo, non ti diamo la nostra voce, il nostro pensiero, le nostre idee, la nostra anima. No, brutto Trump. È ricco, antropologicamente diverso, miserabile, ma io sono convinto che non vi abbia detto un cazzo. Sono certo che non c'è una lettera di Trump. Esibitela. Fate vedere il documento ufficiale in cui la Casa Bianca chiede a tre coglioncelli di periferia musicale di cantare per l'insediamento del Presidente degli Stati Uniti. Quella carta non c'è, ne sono assolutamente certo, anzi vi dirò, ho un documento segreto, ho una comunicazione molto precisa che mi dice che quella lettera non c'è, ve la siete inventata per fare i fenomeni, fenomeni senza ali, volate senza ali. E direte Sgarbi si odia, no, non me ne frega un cazzo, ma non rompete i coglioni con il populismo xenofobo. Cantate, pensate, ma non dite di no a chi vi lusinga con una richiesta.